Kate Middleton, quale sarà l'ultimo impegno prima del parto? Condividi su Facebook Kate Middleton partecipa agli ultimi impegni ufficiali prima del parto, che avverrà nelle prossime settimane. Con lei il marito, il principe William. Dopo il parto di Chiara Ferragni, si avvicina anche quello di Kate Middleton o Catherine di Cambridge, moglie del principe William d'Inghilterra, la quale darà alla luce il terzo, vero, royal baby. Ora per lei è tempo di fermarsi con gli impegni ufficiali, lo ha annunciato Kensington Palace. Ma qual è stato l'ultimo impegno della duchessa, su cui il gossip è sempre molto concentrato magari per cercare un improbabile paragone con l'indimenticabile suocera, che lei non ha mai conosciuto, Lady Diana? L'ultimo giorno di lavoro, Kate Middleton si è recata con il marito William al London's Olympic Park per partecipare ad una delle diverse iniziative per celebrare il Commonwealth, la cui giornata internazionale cade il 10 marzo, e ha assistito con un gruppo di atleti disabili ad una partita di basket. Era raggiante ed in ottima forma, nonostante abbia avuto una gravidanza difficile come le precedenti e forse di più a causa delle frequenti nausee. Stava benissimo nei suoi jeans skinny blu, il suo soprabito bianco e la sua camicia premaman a fiori. Questi di cui abbiamo parlato, sono stati gli impegni del mattino, mentre più tardi sia Kate che William, grembiule legato in vita, si sono cimentati in cucina nella sede della comunità benefica londinese di San Luca, aiutando nella preparazione del pranzo. Gli interrogativi ora, a poche settimane dal lieto evento, impazzano come non mai gli interrogativi e le scommesse sulla data di nascita, sulle ovviamente del nascituro, che troverà ad attenderlo anche i fratelli maggiori George e Charlotte. Si era detto che la principessa aspettasse addirittura due gemelli, ma evidentemente non è così, perché non se ne è più parlato. La maggior parte dei bookmakers ritiene che il piccolo verrà alla luce il prossimo 29 aprile, giorno del 7° anniversario di nozze tra William e Kate, e che si tratterà di una piccola, una bambina. Si vocifera che di recente, quando l'ex Beatle Ringo Starr è stato nominato baronetto dalla regina Elisabetta II, il figlio primogenito del principe Carlo e di Lady Diana gli abbia rivelato che la propria moglie avrebbe potuto partorire da un momento all'altro. Sempre riguardo al del bambino che la coppia reale sta aspettando, si è anche pensato che potesse essere un maschio, anche perché spesso Kate e la regina sono state viste spesso vestire in azzurro o in blu. Qualunque cosa avvenga, sarà comunque un grande avvenimento non solo per la Gran Bretagna ma anche a livello internazionale, un avvenimento sul quale le riviste di gossip sappiamo bene quanto siano attivi, i tabloid britannici e interessato alla famiglia Windsor si scateneranno. Diritti d'autore e riproduzione riservata.